richiesta del commissario avvocato Marzetti e dopo la consultazione con il tavolo sindacale e approvazione da parte dell'assemblea dei soci della cooperativa in data 30 giugno. In quell'occasione l'assemblea della cooperativa ha approvato l'intero ordine del giorno presentato dal commissario che prevedeva l'approvazione del bilancio, l'approvazione del mandato al Consiglio di amministrazione che si sarebbe insediato quel giorno di attivarsi immediatamente per ottenere il finanziamento bancario necessario al pagamento del risarcimento alle vittime riconosciute dalla sentenza della Corte di Cassazione. E terzo punto, l'approvazione dei nominativi che il commissario ha portato in quell'assemblea per il nuovo CDA. L'Assemblea ha approvato tutto e quindi da lì in poi siamo diventati operativi. Il primo Consiglio di amministrazione si è riunito il 6 di luglio, alla presenza anche dei sindaci revisori in videoconferenza. E in quella prima seduta, così come da verbale che poi consegnerò, il Consiglio di amministrazione ha ovviamente preso il mandato che l'Assemblea aveva dato e quindi si è attivato immediatamente con l'istituto bancario per attivare il mutuo ipotecario. Contestualmente è stato richiesto alla banca un altro prestito necessario al rilancio operativo della cooperativa. Nel giro di pochissimi giorni l'istituto bancario ha risposto positivamente, ha deliberato la concessione di entrambi i prestiti. La lettera che consegnerò adesso a questa commissione dice che il primo prestito, quello più importante, quello per il risarcimento delle vittime, sarà erogato entro la metà di settembre. In quella stessa occasione noi erogheremo le cifre rimanenti, perché comunque ricordo che la cooperativa ha già erogato una cifra, non sto a dirla adesso, ma insomma è agli atti. Se volete la dico, insomma, non è un credo sia 165.000 euro la cooperativa li ha già versati come risarcimento alle vittime. Il resto sarà fatto in occasione della concessione del mutuo ipotecario. Questo è, diciamo, stato il primo atto e più importante che il Consiglio di amministrazione ha fatto. Contestualmente abbiamo cercato di prendere visione dei documenti più importanti e più scottanti in questo momento, che riguardano essenzialmente la situazione economico-finanziaria della cooperativa, la vicenda degli immobili. Questi sono, diciamo, i due temi più importanti. Per quanto riguarda l'operatività della cooperativa, ovviamente facendo frutto anche del prestito che ci sarà concesso entro la metà di settembre, contiamo, diciamo, essenzialmente di risolvere una situazione critica che si è oggettivamente creata negli ultimi tempi. Segnalo anche che abbiamo ripreso contatti con i principali player della grande distribuzione, anche quelli che negli ultimi anni avevano abbandonato, insomma, il Forteto, e abbiamo avuto assicurazioni che la collaborazione potrà essere ripresa perché, diciamo, così ci è sembrato, danno fiducia a questo nuovo corso della cooperativa e quindi vediamo con ottimismo questa nuova fase. Segnalo anche che nei primi 2 mesi del 2020, gennaio-febbraio, la cooperativa ha avuto un aumento di fatturato rispetto all'anno precedente del 20%, con un andamento soprattutto sul mercato estero molto positivo, un più 38%. Chiaramente entrambe le situazioni hanno poi avuto un forte rallentamento a causa della pandemia, soprattutto nel mercato estero. La cooperativa Forteto, il 48% rispetto al fatturato dell'anno scorso è commercio con l'estero, di questo 48% il 50% è solo con gli Stati Uniti. Sono chiaramente mercati che con la pandemia si sono fermati, quindi marzo, aprile, maggio, anche giugno, la cooperativa ha sofferto molto del blocco delle esportazioni.
esportazioni che sono riprese già dalla fine di giugno e con i primi di luglio abbiamo avuto i primi ordinativi importanti anche dal mercato americano. Quindi anche da questo punto di vista vediamo con una certa positività la ripresa delle attività. Ultima questione per quanto riguarda gli immobili sono tuttora occupati da soci ed ex soci della cooperativa. Tutti i contratti sono stati disdettati dal commissario già in data aprile 2020, contratti che comunque sarebbero andati in scadenza alla fine di luglio e comunque sono stati tutti disdettati. Ovviamente rispetto a quella vicenda noi altro non possiamo fare perché ho chiesto anche ai legali, ma insomma ovviamente in questo momento non si possono fare sfratti esecutivi e quindi insomma oltre che abbiamo fatto, e l'ho firmato io come Presidente, abbiamo rinnovato agli occupanti la disdetta. L'aveva fatta il commissario, ma siccome c'è un nuovo consiglio di amministrazione abbiamo voluto confermare che quella decisione è tuttora valida. L'intenzione della cooperativa è di mettere in vendita gli immobili, tutti gli immobili che non sono strumentali all'attività della cooperativa e questo sarà fatto appena sarà possibile. Abbiamo le perizie sulla valutazione degli immobili e sulla base di quelle ci muoveremo. Io non avrei altro da aggiungere, ma ovviamente. Grazie. Senatrice, sì, Laura Bottici. Grazie Presidente. Io cioè, vorrei comprendere come lei arriva al Forte, cioè nel senso chi l'ha cercata, e in quale circostanze ha saputo che lei sarebbe diventato il nuovo presidente della cooperativa. Poi mi chiedo se lei conosceva già alcuni membri del CDA nuovo, se era a conoscenza che il dottor Roberto Negrini sarebbe stato presente all'assemblea, se lo conosce e quali rapporti c'è fra di voi, cioè qui sono tra di voi. Se conosce l'ex presidente Stefano Pezzati, se sì, se si è mai incontrato e per quali motivi. Se può rilasciare a questa commissione l'elenco dei soci che sono rimasti, per la questione cioè degli immobili, lei ha de detto che per ora non è possibile metterli in vendita e quindi quando cioè prevede più o meno sia possibile. Ha parlato di due mutui, uno ipotecario per risarcire le vittime e l'altro per la cooperativa. Mi chiedo e le chiedo se può dirci le cifre, e quello per la cooperativa cosa andrà a coprire, cioè se sono perdite o investimenti. Basta, grazie. Sono tante domande, semmai le chiederò di ripetere. Allora, sono stato contattato dall'avvocato Marsecchi, dal commissario. Mi ha detto che in un primo incontro con il tavolo sindacale a cui appunto partecipavano i sindacati e le organizzazioni di categoria afferenti alla cooperativa era stato fatto insieme ad altri il mio nome, mi ha chiesto se ero disponibile, mi ha chiesto se avevo avuto in precedenza rapporti diretti con i vecchi
gestori della cooperativa, ovviamente gli ho detto di no, e questo è stato. Poi c'è stato l'incontro, il secondo, forse anche terzo, non so, incontro del tavolo, quello decisivo, e lì sono arrivati anche gli altri nomi dei soci, tre sono soci della cooperativa, io non li conoscevo, e uno è un commercialista, il dottor Fabio, ora non mi ricordo il cognome, a dimostrazione non abbiamo una grande conoscenza. Poi le altre questioni, mi scusi? Se la presenza del presidente di Lega Coop Toscana, cioè all'assemblea, lei ne era a conoscenza o meno? No. E se lo conosce e che rapporti ha con lei, se che mai? Lo conosco come presidente della Lega delle Cooperative Toscane, non ho avuto rapporti personalmente professionali diretti con Negrini, no. L'altra, se conosceva, cioè se conosce l'ex presidente Stefano Pezzati? Non personalmente. E l'altro, cioè, sugli importi dei mutui, sì. E quando prevede che possano essere, cioè, che possano andare in vendita gli immobili non strumentali. Ok. Gli importi sono 860.000 euro il mutuo ipotecario con destinazione al risarcimento delle vittime e 800.000 euro il prestito sulla base del DPCM, Covid, eccetera, eccetera, che servirà in parte a sopperire la situazione debitoria della cooperativa, in particolare nei confronti dell'associazione degli allevatori, e in parte a sostenere il piano di finanziamento per l'acquisto di strumentazioni per il caseificio, secondo un piano che è già stato redatto e già stato presentato. Ah, gli immobili. Gli immobili per noi tecnicamente possono essere messi in vendita anche domani. Chiaramente sono occupati e questo in questo momento ne pregiudica un po' il valore, perché ovviamente sono, per quanto senza titolo, ma sono occupati. Senatore Nencini. Grazie Presidente, benvenuto Presidente. Due questioni che avevo già posto al commissario, ma che ripeto volentieri, visto che siamo in presenza ora di una condizione di maggiore stabilità e durevolezza. La prima, se il nuovo CDA e lei Presidente non riteniate opportuno modificare il nome della cooperativa. Non spiego le ragioni, lei fra l'altro ha un passato di giornalista e di comunicatore, insomma, nella discussione precedente tenuta in questa commissione eravamo stati in molti a valutare che la permanenza del nome legata a una storia non particolarmente ben augurante non fosse di buon auspicio per proseguire in questo tipo di attività. La seconda questione invece riguarda l'accenno alla vendita degli immobili. La tempistica l'ha chiarita a seguito della domanda della senatrice Bottici. La mia domanda è la seguente: la vendita degli immobili serve esclusivamente, soprattutto, a risarcire il danno per X persone che hanno frequentato a vari modi, a vari titoli, la cooperativa? La seconda, mi scusi, non l'ho capito. La seconda questione riferita agli immobili. Lei ha parlato di vendita degli immobili. Sì. Sappiamo, anche per audizioni precedenti, che il numero dei risarcendi, mi pare si dica, è un numero più elevato rispetto alle risorse immediatamente disponibili. La vendita degli immobili serve esclusivamente o
barra soprattutto a risarcire? No, diciamo, considerando che appunto 165 mila euro la cooperativa li ha già pagati per il risarcimento delle vittime, ottenendo quel prestito, diciamo, vengono immediatamente risarcite. Il valore complessivo degli immobili è superiore a questa cifra, insomma, ovviamente. I tempi di vendita, in questo momento non saprei definire, cioè la volontà nostra è di metterli in vendita, ripeto, c'è questo problema che sono occupati, la perizia è stata fatta, conto che si possa più presto metterli in vendita. Riguardo al nome, è un'opportunità che valuteremo. Io ho chiesto essenzialmente al direttore delle vendite se avevano valutato in precedenza questo aspetto, mi ha detto che ovviamente è stato valutato e che dal suo punto di vista, essendo il mercato del Forteto per oltre metà un mercato estero, non ha mai ritenuto che fosse così. Da un punto di vista strettamente commerciale, ovviamente, fosse così dirompente la questione. A oggi potrei dire che la questione può ovviamente essere riesaminata. Sottolineo che per un'azienda che comunque in questo momento attraversa un periodo di difficoltà e oggettivamente di crisi dovuta anche alla pandemia, sostenere i costi di una modifica di tutto quello che comporta cambiare il nome, non tanto della cooperativa quanto dell'insieme dei prodotti. Questa è un'azienda che vende ogni prodotto con il nome stesso della cooperativa, si chiama Forteto il formaggio, la mozzarella, il pesto e quant'altro. Quindi anche da un punto di vista di marketing sarebbe un'operazione impegnativa e costosa. Detto questo, è oggettivamente un tema all'ordine del giorno. Senatore Ruotolo. Grazie Presidente. Presidente, io l'altra volta, nell'audizione dell'altra volta dei due giornalisti che hanno scritto il libro, per fugare ogni, come dire, dubbio, ogni lato oscuro, ho chiesto se avevano avuto traccia in questo lavoro di inchiesta, il più importante sul Forteto, di arricchimenti, di soldi, eccetera. Mi rendo conto che lei è presidente da 22 giorni e quindi non ha avuto il tempo di leggere i bilanci, di capire un attimo nel passato. Le chiedo perché dalle varie inchieste emerge anche, per esempio, che ci siano stati in affido dei bambini dalla Repubblica di San Marino. E allora la domanda sciocca, ma che si fa, se c'è stata contezza, se avete avuto delle notizie nel passato, ovviamente stiamo parlando del passato, di conti, per esempio, di conti esteri della cooperativa. Ma è una domanda ovviamente inutile, nel senso che prendo atto che sta da 22 giorni. Sì. E quindi, diciamo, se lei nel suo lavoro, certo, vede nel passato se ci sono conti all'estero, eccetera, questo perché noi abbiamo di fronte, diciamo, questo tema, capire perché è successo quello. Quindi se escludiamo l'elemento di corruzione, no? E quindi le domande sono sempre legittime, bisogna sempre vedere le risposte, ecco. Grazie. Chi altro vuole intervenire? L'onorevole Donzelli. Grazie, la ringrazio per essere qui. Anche io ho una serie di domande, se poi dopo se le dimentica nelle risposte riintervengo. Intanto alcune cose, una cosa molto pratica, se ci può lasciare, se ce l'ha dietro, se no se ce lo può inviare nei prossimi giorni, l'elenco dei soci e un organigramma completo.
Io avrei piacere di sapere, per esempio, chi è il direttore generale, chi è il direttore delle vendite, cioè noi vorremmo avere un po' un quadro di come funziona l'azienda oggi. In relazione a questo io le devo chiedere anche se ci sono persone che formalmente non lavorano più all'interno della cooperativa, non hanno ruoli nella cooperativa, che invece vengono consultate per prendere decisioni. In tal caso voglio sapere se ci sono e chi sono e per quale motivo, o se invece mi dice che non vengono consultate per le questioni produttive della cooperativa persone al di fuori dell'organigramma, se lei me lo può dire formalmente da questo punto di vista. E poi sul tema degli immobili, lei ha detto che non vengono venduti perché sono occupati, ma tutti gli immobili sono occupati, quelli che non servono alla produzione, o ci sono degli immobili che non servono alla produzione e che non sono occupati e potrebbero essere venduti? E l'altra domanda, gli immobili invece che sono occupati, e lei dice che non sono occupati senza titolo e quindi per ora è difficile venderli, ma occupati senza titolo vuol dire che le persone a questo punto non stanno più nemmeno pagando un affitto o continuano a pagare un affitto? E in tal caso quanto pagano d'affitto? Cioè, perché io non vorrei che, per in modo molto brutale, siccome non hanno più titolo, a questo punto noi gli abbiamo chiesto di andare via, loro non vanno via e quindi ci stanno addirittura ancora più a gratis di prima quelli che erano, diciamo, le persone che hanno avuto dei coinvolgimenti gravi nella vicenda giudiziaria. E questo vorrei capire, se chi è senza titolo sta pagando e quanto paga di affitto. Poi mi scusi... Io volevo capire anche dal punto di vista economico, nei bilanci di questi anni, se lei è riuscito a vederli i bilanci, una cosa che noi non stiamo cercando di comprendere, poi alla fine visioneremo penso anche noi i bilanci in qualche modo, ma lei sa dirci se la cooperativa ha contribuito alle spese legali nella vicenda Forteto di qualcuno degli imputati, oltre che ovviamente della cooperativa stessa, e se il... lei ha condiviso e ha visto anche lei, studiando i bilanci, i motivi per cui il commissario ha portato in procura i bilanci della cooperativa, se ne ravvisa anche lei degli aspetti, e poi ho chiuso per ora. Se ci sono debiti o crediti nei confronti di altre cooperative, perché io vorrei comprendere anche un attimo questo aspetto dei rapporti con le altre cooperative, anche perché... E volevo capire se lei sa niente della presenza di Roberto Negrini durante le votazioni, che era all'interno della stessa stanza dove si votava. Questa voce, quindi vorrei capire da lei se lei sa o non sa se Roberto Negrini era presente nel momento in cui si stavano votando i soci, tra cui anche i ruoli, e tra cui anche lei. Se lei sa dirci una risposta su questo preciso, se Roberto Negrini a sua conoscenza era presente o no, e quindi se ci sono anche rapporti economici con altre cooperative. Grazie. Allora, partiamo di fondo, con lei mi ricordo meglio. Rapporti con altre cooperative? Ovviamente sì. Economici nel senso di debiti e crediti? Beh sì, nel senso debiti... Anche all'interno dell'associazione allevatori ci sono delle cooperative che sono di allevatori con cui in questo momento la cooperativa ha dei debiti, avendo acquistato il latte e dovendolo adesso pagare. Non so quale altro... Sono cooperative le cooperative di consumo che acquistano il formaggio? Se ci può fare un elenco dettagliato di questo, per noi è importante. Sì. Se ce lo fa avere, se oggi non ce l'ha, no. Ce lo fa avere nelle prossime ore, per noi sarebbe importante anche per capire il ruolo svolto dalle centrali e le cooperative nella scelta del CDA. Sì, posso invece lasciare, non so se si può fare già adesso, oppure ve la mando, che l'elenco dei soci aggiornato al 30 giugno. Sì. L'elenco dei soci è diviso tra soci della cooperativa e soci aziende. Poi, su Negrini lei chiedeva se era presente all'assemblea dei soci? Durante la votazione, sì. Sì, credo di sì.
E con che ruolo? Non lo so. Ok, grazie. Ora le altre. Le rifaccio, le ricordo semplicemente. Se le persone all'interno degli, se tutti gli immobili sono occupati e gli immobili occupati, se le persone stanno continuando a pagare un affitto e quanto? Allora, gli immobili sono tutti occupati, viene pagato trimestralmente al contratto che era stato fatto a suo tempo. Ora tutti i singoli importi non me le ricordo, ma li posso far avere alla commissione. Comunque mi risulta che alla metà alla fine di giugno fossero stati tutti pagati. Ovviamente, avendo la cooperativa data disdetta, è stato cambiato da parte della cooperativa la fattura con cui si ricevono questi soldi, perché non dichiariamo più che viene pagato un affitto, ma viene pagato un'utenza, insomma, perché comunque ci sono dei consumi, ma insomma, diciamo, non si riscuote più un affitto perché è stato dato la disdetta, ma comunque viene corrisposto lo stesso valore. Scusi, volevo capire, ma quindi siccome lei parla di il soggetto dell'affitto è uno unico o sono più soggetti, mi scusi? Allora, uno dei contratti era all'associazione. L'associazione, come sapete, è stata sciolta e quindi anche per quello era stato dato la disdetta. Gli altri sono contratti d'affitto, erano contratti d'affitto a singole persone e sono appunto stati tutti disdettati. E ora se lo trovo. L'organigramma di chi è il direttore generale e il direttore vendite? Direttore generale Francesco Rotini. Direttore delle vendite, come da organigramma, è Sarti. L'organigramma non è stato ancora cambiato, è quello che ho ricevuto dal commissario, in cui appunto lui era rappresentante legale, e per il resto era Francesco Rotini, direttore generale, e Sarti, direttore delle vendite. Mi permetto, non so io, un'estrapolazione alla sentenza su Rotini, quanto dopo la sua deposizione la sentenza scrive che è una deposizione del tutto avulsa dalla realtà, assolutamente non credibile rispetto alla vita e alle regole della comunità, della coesistenza, consistenza e connotazione, maltrattamenti, si è raggiunta una prova piena, oltre ogni ragionevole dubbio, oltre ogni falsa dichiarazione. Quindi io volevo comprendere, attualmente il direttore generale del Forteto è uno che in sentenza è scritto che ha fatto deposizioni del tutto avulse dalla realtà. Volevo solo avere conferma di questo e se così per lei è giusto proseguire, visto che adesso è lei il responsabile. Il commissario ha avuto un anno e mezzo di tempo per risolvere queste questioni. Io ho saputo che, come ha detto lui anche in pubblica dichiarazione, credo l'abbia detto anche qui, ha ritenuto esaurito il suo mandato al 30 giugno del 2020. Se nell'esaurire il suo mandato ci sta che il direttore generale rimanesse lo stesso, ne prendo atto. Cioè, io non ho elementi diversi da quelli, anzi ho molti meno elementi rispetto al commissario per valutare l'operato di una persona. Il direttore, per quanto mi riguarda, può essere valutato in termini tecnici sull'operatività. Scusi, per comprendere, quindi il suo ruolo secondo lei adesso è solo quello di valutare l'operatività delle persone, quindi a prescindere da tutto quello che è successo? Finito il commissariamento lei valuterà i ruoli all'interno dell'azienda a prescindere se, quindi secondo lei può essere normale che all'interno della cooperativa oggi ci sia una persona che ha fatto falsa testimonianza o che comunque è una persona, a prescindere da tutto, che era in un ruolo e si ritrova magari al Forteto a lavorare fianco a fianco, addirittura un ruolo e dimensione superiore rispetto alla persona che l'ha denunciato, per lei con il ruolo che sta svolgendo è tutto normale, regolare, per lei va bene, basta che la produttività tenga.
Volevo solo avere una conferma, poi sono scelte sue, è stato giustamente nominato da un elenco di soci, letto da un elenco di soci, e quindi se la sua scelta, il suo indirizzo è questo, che le interessa solo la produttività e non tutelare questo aspetto, è una sua legittima opinione, ma che volevo comprendere. A me ovviamente interessa l'operatività dell'azienda, ripeto, non ho titoli per giudicare diversamente dall'operatività del direttore generale, chi è venuto prima di me aveva questi poteri, io non li ho. No, io questo mi sono rimasto un po' perplesso a queste risposte, chiedo scusa, quindi comunque per il momento rispetto all'aspetto che ci elenchi, ci porti l'elenco di queste cose, io sento che lei qui dice che queste scelte spettavano al commissario, allora a questo punto approfitto per fare l'ultima domanda e le chiedo, ma visto che lei ha detto che è stato contattato solo dal commissario, non ha avuto contatti interni al Forteto di altro genere, lei il commissario come lo conosceva, se l'unico contatto era il commissario? Io il commissario non lo conoscevo. Commissario, so che incontrando, così mi ha detto, incontrando il tavolo sindacale dove è stato fatto il mio nome, il commissario mi ha contattato per sapere se ero disponibile a accettare questo incarico. Mi scusi, io per carità, voglio comprendere solo questo. Lei non conosceva nessuno e il tavolo sindacale non ha minimamente idea di come mai abbia fatto il suo nome? Se lei non conosceva il commissario, non conosceva nessuno dei soci, non conosceva nessuno, il tavolo sindacale ha fatto il suo nome, non ha idea per quale motivo è stato fatto il suo nome. Beh, un'idea ce l'ho, ovviamente, sì. Siccome le avevamo chiesto come è venuto in contatto col Forteto, per quale motivo lei è stata, lei dice, ma ha contattato solo il commissario, ci dica qual è l'idea che secondo lei si è fatto, come mai qualcuno la conosceva di quelli e ha fatto il suo nome? Come mai è arrivato al tavolo sindacale il suo nome? Qualcuno per un qualche motivo l'avrà fatto. Sono conosciuto nel mondo della cooperazione, non è ho un'azienda che lavora nel campo della comunicazione e lavora con il mondo della cooperazione toscana, vivo e risiedo nel Mugello, non mi sono mai interessato personalmente del Forteto, ma ovviamente mi è capitato di esprimere anche la mia preoccupazione sulle sorti di questa azienda che considero importante per il Mugello. Ricordo che occupa 82 persone, quindi è una realtà produttiva importante per il Mugello. E credo che questo sia stato sufficiente. D'altra parte mi risulta che il commissario avesse posto alcune come dire, paletti importanti nella definizione delle persone che dovevano andare a occupare questi ruoli, insomma, che non avessero ovviamente avuto non solo rapporti con i precedenti dirigenti del Forteto, ma che non avessero neanche avuto impegni di tipo istituzionale o amministrazioni locali di vario genere, quindi probabilmente diciamo il cerchio si è, da questo punto di vista, si è ristretto. Poi credo anche, ma ovviamente io al tavolo non c'era, che a quel tavolo siano stati fatti anche altri nomi e che ci fossero anche altri candidati. Presidente, una domanda secca. A quel tavolo c'era anche Negrini? Riprendendo il filo del discorso. Ma io non c'ero a quel tavolo. Magari ha avuto informazioni sulla composizione, quindi non ha elementi per dire né se c'era né se non c'era. No. Senta, in ordine agli immobili occupati, mi dica se ho capito bene, gli occupanti degli immobili senza titolo non pagano più l'affitto ma pagano le utenze. L'importo è lo stesso? È lo stesso, sì. È un po' curioso però, perché l'affitto dovrebbe essere un po' più oneroso, insomma, rispetto alla copertura delle semplici utenze. No, no, non è che pagano le utenze, forse mi sono espresso male. Diciamo, avendo la cooperativa dato disdetta, loro hanno continuato a pagare l'affitto precedente e la cooperativa, ma questo già a giugno, ha emesso fatture per il ricevimento di questi denari cambiando l'oggetto.
Le ritroverò e ve le farò avere. Eh sì, grazie. Ecco, e oltre alla disdetta sono state intraprese altre azioni per liberare gli immobili? Oppure per il momento l'unico atto è stato fatto è la disdetta? È l'unico atto, sì. Va bene. Rapidamente, in ordine a quanto emerso anche nelle domande fatte da Donzelli poco fa sul ruolo di direttore generale di Lotini, io comprendo perfettamente che nel momento in cui lei è stato chiamato a fare il presidente di una cooperativa, di una realtà economica, lo stesso probabilmente valeva anche per il commissario che l'ha preceduto in questo incarico, è una, certamente se non la priorità, ma certamente una delle priorità è quella di tenere in vita questa realtà economica, e per farlo ci vogliono anche delle competenze che nella specificità del Forteto forse è ancora più difficile poter trovare. Detto questo, la domanda che ha fatto prima il senatore Nencini rispetto alla valutazione se è stata fatta o meno sull'opportunità di cambiare nome alla cooperativa, e questo, come dire, in combinato disposto anche con la sua esperienza di comunicatore, è di tutta evidenza che nel momento in cui ci si pone la domanda di cambiare il nome ad una realtà economica importante, che ha fatto fatturati importanti negli anni, e lo si fa evidentemente per una ragione, come dire, di comunicazione, di far veicolare che il brand che, come dire, sovrintende formaggi, insaccati, tutte cose buonissime, è un brand che non è toccato da un'esperienza criminale gravissima, devastante, che ha toccato anche la sensibilità di tanti toscani, tanti cittadini italiani. Ecco, se questa è la premessa, che è una premessa che mi sento di condividere, è mal si concilia rispetto al fatto di mantenere un ruolo apicale, non a fare le mozzarelle piuttosto che, insomma, ruoli tutti dignitosi, ma insomma certamente di minor responsabilità, ma nel ruolo di direttore generale una figura che non sono voci, è scritto nella sentenza, di fatto si è comportato come perfetto adepto di una setta, perché è andato a difendere tutta una serie di situazioni a parere dei giudici che hanno scritto la sentenza, mentendo in maniera abbastanza plateale. Allora, non può bastare, Presidente, il fatto che chi mi ha preceduto l'ha mantenuto in quel ruolo. Se la valutazione è sbagliata prima, è sbagliata anche ora. Allora, se voi sentite la necessità di dare una rinfrescata, tra virgolette, al buon nome del Forteto, e credo che si debbano assumere anche delle decisioni che siano coerenti, conseguenziali, a prescindere dal fatto della valutazione delle competenze tecniche in quel ruolo, perché altrimenti il rischio vero, ed è il rischio che noi abbiamo cercato di sottolineare da anni, insomma, che io e Giovanni ci occupiamo di questa vicenda, se il destino dell'azienda economica rimane legato al destino della setta, l'azienda finisce, e finisce male. Poi è chiaro che il cambiato di consiglio di amministrazione, evidentemente chi ha responsabilità non sono più gli stessi, però ogni azione deve essere conseguenziale per far sì che veramente ci sia una scissione fra quella vicenda tragica, drammatica, criminale e il futuro della realtà economica, perché altrimenti, anche se si cambia il nome, ci si può inventare qualsiasi nome, è evidente che tanti continueranno a pensare che alla fine in ruoli chiave all'interno dell'azienda del Forteto ci sono figure che hanno avuto un ruolo importante nella storia della comunità barra associazione barra setta del Forteto. E questo credo che un presidente che deve lavorare per cercare di garantire un futuro a 80 posti di lavoro, a una realtà economica importante, è una questione che si deve porre. Poi capisco perfettamente che le figure apicali non è che si cambiano dalla mattina alla sera, però è altrettanto evidente che essere inerti nel mantenere figure che comunque hanno delle responsabilità rispetto a ciò che è avvenuto, perché poi molti sono in prescrizione, lo sa benissimo, e quindi non possono essere perseguiti, ma certamente c'è una responsabilità nell'aver mentito e nell'aver permesso nel proprio comportamento che quel mondo ribaltato che viveva all'interno del Forteto potesse andare avanti per 40 anni con tanti danni, con tanti crimini, con tanto dolore che ha provocato a tante persone innocenti, perché erano bambini, venivano messi lì dallo Stato. Allora, il suo compito non è solo quello di far quadrare i conti, che già non è semplice in questo momento. Credo ci sia un di più, e credo che lei, proprio in virtù della sua esperienza di comunicatore, questa necessità la debba avvertire. Allora, e chiudo con una domanda. Capisco che tutto non si fa in un giorno, capisco che certi passaggi necessitano di avere le spalle coperte, avere una rete sotto, ma la domanda le faccio, la sua volontà nel recepire questo incarico è di dare un taglio netto,
significativo, vero, rispetto a tutti coloro che, a prescindere da condanne penali, perché molti non sono condannati perché i reati sono andati in prescrizione, chiaro? Però è evidente, nella sentenza si parla di un sistema Forteto. Poi i reati penali sono tutti personali, ma si parla di un sistema Forteto. Allora, nel momento in cui ci sono evidenze chiare che alcune figure hanno fatto pienamente parte del sistema Forteto, è volontà di questo Consiglio di amministrazione, nei tempi e nei modi che voi riterrete necessari, opportuni, come dire, accettabili anche per l'iter, anche per il futuro economico dell'azienda, c'è la volontà di dare un segnale e di dire basta. Anche perché, e chiudo, lo sa perfettamente, all'interno, fra gli 80, le 80 persone che lavorano al Forteto, ci sono persone che hanno gravissime responsabilità e ci sono persone che sono state vittime. E quindi credo che si debba anche, nel rispetto delle vittime, far capire che nelle figure apicali all'interno dell'azienda non è che la sentenza è arrivata e si è saputo cogliere fino in fondo la narrazione della sentenza, delle relazioni delle commissioni d'inchiesta. E questo è compito di chi ha la responsabilità di gestire quella realtà economica. Era una domanda, anche se messa un po'. La risposta è assolutamente sì. Le sottolineo anche che il Forteto ha avuto un ricambio generazionale del 25%, cioè oggi un dipendente o un socio su 4 sono nuovi rispetto a 3 anni fa. In consiglio di amministrazione siedono accanto a me e a Fabio Bascherini, ora mi sono ricordato il nome del commercialista che è l'altro membro esterno del consiglio, 3 soci che hanno meno di 30 anni e che quindi anche proprio generazionalmente sono completamente estranei alle vicende. Quindi diciamo un ricambio c'è già stato ed è stato importante. Il direttore del caseificio, che ha un ruolo strategico per un'azienda che fa dell'80% del fatturato lì dentro, è stato assunto un anno fa dal commissario e quindi è completamente estraneo al sistema. Credo che la cooperativa avesse già intrapreso questo cammino. Ora va portata avanti ancora con più forza. Io prendo atto mi permetto di considerarli suggerimenti che lei ci avanza, le assicuro che è nelle nostre intenzioni. In queste settimane ci siamo resi conto che anche da un punto di vista economico questa azienda ce la può fare se davvero riesce a convincere il mondo che le cose sono cambiate, che non ha più niente a che fare con quello che è successo prima, se riconquista la fiducia dei mercati, dei fornitori, e lo può fare effettivamente solo ed esclusivamente se, oltre che a dirlo, riesce anche a dimostrarle a farlo. È la nostra volontà, le assicuro che è un'azienda complessa sotto molti punti di vista, come lei può immaginare, perché ogni persona che io ho davanti ogni giorno ha percorsi, a molte delle persone che incontro ogni giorno ha percorsi anche umani difficili. È un'azienda complessa anche di per sé, perché è un'azienda che produce prodotti alimentari, è un'azienda complessa. Le professionalità non si inventano e quindi insomma ci vorrà tempo per completare, ci vorrà un po' di tempo, non voglio dire tanto tempo, un po' di tempo per completare l'organigramma che io oggi ho ereditato e vedere quello che si può fare, in che tempi si può fare per aggiornarlo. Senatrice Bottice. Sì, no, perché parlandoci amici vengono poi in mente anche altre due domande. Cioè, collegandomi a quello che ha detto ora, lì, cioè, la cooperativa ha bisogno di ricostruirsi anche un'importanza sul territorio, cioè nel senso che fino a ieri mi era comunque collegata a una vicenda orribile, quindi ben venga semmai il suo piano per togliere tutte le ombre da quella
cooperativa e quindi mi chiedo, ha un business plan, un piano economico per il rilancio della cooperativa stessa? Quanto tempo si è dato per valutare anche l'organigramma che lei sta mettendo in atto? E collegandomi alla domanda sugli immobili, lei ha detto che ha mandato solo la disdetta, ma intende mandare una richiesta formale per lasciare gli immobili o no? Perché poi quello è il discorso, c'è la disdetta, ma se nessuno li invita ad uscire, cioè quelli stanno lì, cioè per lo Stato è stato sospeso solo gli sfratti esecutivi, ma non la volontà di andare via. No, la disdetta con la richiesta di lasciare liberi gli immobili era già stata fatta dal commissario e la data in cui dovevano essere lasciati era, se non erro, il 20 di aprile. È stata da me rinnovata dicendo che devono essere lasciati immediatamente. Quindi, diciamo, quello che potevamo fare da questo punto di vista l'abbiamo fatto. Ma scusi, una richiesta di sfratto? Quindi una disdetta, una semplice richiesta. Noi abbiamo mandato la disdetta, la questione è anche in mano ai legali del Forteto, a cui ho chiesto che quali altri atti si possono fare in questa fase, sto aspettando dagli avvocati una risposta. Prima possibile, perché ne abbiamo bisogno, ma in 22 giorni non siamo riusciti a fare un business plan. Abbiamo rivisto, proprio ieri abbiamo rivisto gli obiettivi che la cooperativa si era data per il 2020, chiaramente se l'era dati molto prima della pandemia e quindi andranno molto rivisti. Già adesso alla banca, all'istituto bancario che ci ha concesso il prestito, che comunque è già stato deliberato, ci siamo presi l'impegno e contestualmente alla concessione di quel prestito, la presentazione di un piano industriale, che quindi dovrà essere presentato entro la metà di settembre. Onorevole M. Sì, grazie Presidente. Mi allaccio anch'io ai discorsi fatti già in precedenza dai colleghi, quindi due domande di chiarimento. Sulla nota, ovviamente, e mi sembra importante ribadirlo, della discontinuità. È chiaro, io sono tra l'altro della zona ed è sicuramente chiaro che se non vi è questo messaggio importante si possono cambiare nome. Io sono promotrice anche di questa idea, ma è chiaro che ci deve essere la sostanza dietro di cambiamento di strada che si è percorso fino ad oggi. Quindi la prima domanda che pongo di nuovo su richiesta, perché è fondamentale, è la questione di avere come soci, e ovviamente poi verificherò la lista che ci verrà fornita, la presenza non soltanto di un nominativo come Francesco Rotini, ma eventualmente anche di quello di Alberto Bianchi. Di Alberto Bianco, scusa. Lui fa parte anche lui dei soci? Domanda. Altra domanda riguardo invece al risarcimento delle vittime. Lei ha dato una garanzia che ci dovesse essere un risarcimento entro la metà di settembre. Ne sono ben lieta e me lo auguro. Vado solo un attimo nel passato, dove per l'appunto questa promessa, diciamo, di risarcimento è stata fatta già più volte. Ovviamente parlo a questo punto dell'epoca del commissario, quindi so bene che lei è arrivato pochi giorni fa, però chiedo se vi è una garanzia di certezza del risarcimento entro metà settembre. E l'ultimo punto, tornando un attimo alla questione dei soci, se lei è al corrente con certezza che vi è stata una espulsione di tutti i soci coinvolti
a vario titolo che hanno avuto magari procedimento penale. Questo forse è un punto ulteriormente importante. Ovviamente parliamo di Rotini e Bianco, che hanno avuto procedimenti di falsa testimonianza secondo le sentenze, ma in questo caso parlo proprio una specifica sui procedimenti penali. Grazie. Allora, l'elenco soci lo lascio alla Commissione, lo stavo consultando in questo momento. Alberto Bianco risulta essere ancora socio, così come Rotini. Finito? Scusi, la certezza del risarcimento? Sì, la certezza c'è data dalla lettera dell'istituto bancario in cui ci comunica che è stato deliberato la concessione di tutti e due i prestiti e che saranno erogati, lo dice l'istituto bancario, entro la metà di settembre. Ok, e la questione di aver espulso tutti i soci coinvolti a vario titolo nel procedimento penale? Non, io personalmente non lo so, cioè questo è l'elenco dei soci, va verificato. Non lo so. Senatore Nicci. Presidente, mi scuso se le ho chiesto di nuovo la parola, però voglio fare una domanda finale, Presidente, però con un commento, perché devo essere sincero. Capisco che lei ha da 3 settimane poco più in mano il bandolo della matassa. E però, ad essere sinceri, immaginavo, primo, che dal punto di vista della... Uso un termine grezzo e me ne scuso, è l'unico però non ho sinonimo a quest'ora del pomeriggio. Immaginavo che la fase di pulizia interna fosse molto più avanzata rispetto alle risposte che sono state date. Secondo, immaginavo anche che il commissario, che è rimasto per lunghi mesi alla guida della cooperativa, siccome la questione Covid è esplosa alla fine di febbraio e siamo a luglio inoltrato, le avesse lasciato una sorta di testimone, definiamolo elaborato, di come proseguire non concretamente un tipo di attività, ma segnalando il Covid risale, ripeto, a 5 mesi fa, siamo nella fase auspicabile della fuoriuscita. Immagino che il testimone consegnato al nuovo CDA e a lei in particolare prevedessero anche una serie di attività già messe in ponte per mettere in salvo la cooperativa. Il fatto che un business plan non ci sia ancora, perlomeno noi non ne siamo assolutamente dotti, mi porta, e ho concluso con questa domanda, mi porta a fare una valutazione decisamente molto pessimistica, come se il destino della cooperativa fosse appeso con un filo al cielo, genericamente al cielo, perché trovo gli immobili, c'è la disdetta ma non c'è altro, cioè, trovo una situazione così complessa e con assenza di un piano di lavoro che oggi forse doveva essere in qualche modo, non dico definitivamente perché in 3 settimane, capisco, anche se, visto che c'è una sorta di continuità, perché lei stesso ha detto che un socio su 4 è cambiato, 1 su 4 vuol dire che 3 su 4 sono rimasti gli stessi precedentemente presenti. Quindi sarebbe stato auspicabile che fosse stato avanzato a chi porta le nuove responsabilità, qualcosa, dice, arriviamo con qualcosa di elaborato per il futuro. Ecco, il fatto che non ci sia e il fatto che l'Italia sia in una condizione particolarmente grave dal punto di vista economico e sociale, e il fatto che vi siano molte imprese, cooperative o no, che stanno già lavorando invece a un piano di lavoro ormai da tempo, da mesi, di fuoriuscita da una condizione di emergenza, mi fanno essere particolarmente pessimista.
decisamente pessimista. Il nome non si modifica. Io, mentre lei parlava, diceva, sai, nel mondo, no, nel mondo si associa, e come no, basta cercare il nome Forteto con i fatti di cui questa commissione bicamerale sta discutendo. Accidenti se si discute, si sa moltissimo e si associa decisamente. Quindi la mancanza di tutti questi fattori è una preoccupazione che le consegno. Poi spetterà naturalmente alla Presidente raccogliere il materiale che verrà, eccetera. Mi permetto, Presidente, la mia Presidente in questo caso, di prevedere quanto prima una sorta di incontro, di nuovo incontro, per capire concretamente quale è il piano operativo con cui il nuovo CDA si presenta. Senatrice Fedeli. Intanto volevo ringraziarla, Presidente, cogliendo le diverse risposte che lei ha dato alle domande che sono state fatte, esprimo due preoccupazioni. La prima è che, se ho capito bene dalle sue risposte, il commissario non ha dato in consegna nulla da un punto di vista della sua attività, e questo io lo considero un limite per la sua nuova attività e responsabilità. Quindi la prima domanda mia è, siccome trovo particolarmente sbagliato, diciamo così, un fine lavoro di un commissario, deve consegnare un report, perché è stato commissariato ovviamente il Forteto per le ragioni che conosciamo e che questa commissione vuole continuare, diciamo, ad analizzare, approfondire ed indagare. Ma proprio per questo la mia domanda a lei è: com'è possibile che il nuovo CDA non chieda al commissario esattamente il report? Perché ha solo fatto delle consegne, per come io ho capito, forse ho capito male, ha fatto solo delle consegne tecniche, penso a questa cosa delle disdette sugli appartamenti, ma il tema non è solo questo. Il tema riguarda esattamente le ragioni del commissariamento, il che cosa è stato fatto e cosa viene consegnato, tra virgolette, per un rilancio di normalità, di un'attività economica che deve essere assolutamente fatta nelle migliori condizioni possibili, che comprendono ovviamente, dal mio punto di vista, anche il rilancio di una credibilità, di un'autorevolezza che è legata anche al come si produce e che cosa avviene di diverso rispetto a prima dentro al Forteto. Secondo me questi sono degli intrecci inevitabili, anche in economia. Oggi tu competi se esattamente hai anche una reputazione qualificante e positiva dei tuoi prodotti, che non sono solo buoni ma devono essere anche eticamente sostenibili, mettiamola così. Per cui la seconda domanda è, pensando, se mi risponde alla prima positivamente, che chiedete, diciamo, un report al commissario, da questo punto di vista, gliel'hanno già detta altri, io credo che sia imprescindibile avere nei tempi più rapidi possibili un piano di rilancio a 360 gradi della cooperativa sui mercati nazionali ed internazionali, con tutte le caratteristiche. Su questo, secondo me, è un tema abbastanza legato, perché sembra quasi che, finito il commissariamento, è arrivata, diciamo, il nuovo CDA, la nuova cooperativa, il nuovo presidente, e sembra in continuità. Non può essere in continuità, ovviamente, intanto perché è cambiata la forma tra commissariamento e invece nuova nomina ed elezione, poi perché c'è tutto davanti da fare, cioè il rilancio a 360 gradi della cooperativa. Sì, le confermo che dal commissario abbiamo ricevuto esclusivamente come da verbale dell'assemblea con cui ha chiuso il suo mandato, e altro non abbiamo ricevuto, se non l'indicazione di procedere sulle operazioni che erano già state avviate. Le due richieste di prestito si sono potute ottenere anche in tempi così rapidi perché le pratiche erano comunque già state istruite. Io ho solo rinnovato la richiesta all'istituto bancario per la concessione dei prestiti, e questo è avvenuto in tempi relativamente brevi. Così come sulla questione degli immobili abbiamo ereditato una disdetta da parte del commissario che abbiamo rinnovato, e ripeto, abbiamo
chiesto ai legali come poter procedere ulteriormente. No, condivido ovviamente le sue preoccupazioni, anche quelle del senatore Nencini, ci mancherebbe altro, tra l'altro, come dire, preoccupazioni che condividiamo in questo momento con il sistema Impresa Italia. Non più tardi di oggi, mi sembra, l'Istat fa una previsione drammatica sul futuro delle imprese italiane. Noi stiamo dentro a quel 38% che Istat dice aziende in oggettiva difficoltà, perché il mercato estero ci auguriamo che possa riprendere, ma mi rimane oggettivamente difficile pensare che nell'arco del 2020 non si possa fare i numeri che abbiamo fatto nel 2019 e che ricordo, nonostante i quali, hanno messo la cooperativa in condizione di chiudere un bilancio in passivo. Quindi non è che noi abbiamo alle spalle un 2019 roseo che ci permette di affrontare un anno difficile con serenità. Noi abbiamo chiuso il 2019 con una perdita e abbiamo affrontato il 2020 nei primi due mesi molto bene. Se non ci fosse stata la pandemia, probabilmente il 2020 era davvero l'anno dell'assestamento della cooperativa, almeno da un punto di vista economico-finanziario. La pandemia ovviamente ha cambiato le carte in tavola, quindi sicuramente noi abbiamo bisogno di un piano che tenga conto di tutto questo. Io conto che per noi la vendita degli immobili non è solo la questione fondamentale, perché anche quella chiude con il passato. Per noi è fondamentale perché sono risorse che servono alla cooperativa. Questo sono stati dichiarati beni non strumentali, cioè non servono all'attività della cooperativa, appartengono anche quelli a un passato in cui la cooperativa aveva altre idee sulla gestione dei beni. Oggi quei beni non ci servono, e ci serve invece venderli per avere risorse. Aggiungo che c'è un'altra parte di immobili che invece viene considerata strumentale, che sono quelli in cui si svolge l'attività di agriturismo, che al momento è ferma, è stata ferma nel 2019 a causa del Covid e non è ancora ripartita. Io, come? 2020, mi scusi. Penso anche su quello occorrerà fare una valutazione. È vero che bisogna preparare un piano a 360 gradi, però io credo anche che l'obiettivo della cooperativa debba essere più ristretto rispetto al passato e più finalizzato all'attività agricola e di trasformazione. Non vedo oggi all'interno dell'azienda le capacità per occuparsi di molto altro, insomma, ecco, quindi anche probabilmente anche gli immobili dell'agriturismo potrebbero essere immobili che mettiamo in vendita per sostenere invece il rilancio produttivo dell'azienda. Volevo chiedere, ma il bilancio semestrale del 2020, giugno, è stato effettuato? Sì, quello c'è. Quello c'è e, come sottolineavo, grosso modo rispetto al 2019, nonostante i primi due mesi molto buoni, con i mesi successivi se non ce la dovesse avere, magari può gentilmente chiederla, però mantenendo segregato il contenuto, perché secondo noi, soprattutto per quelli che hanno fatto testimonianze, perché ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Grazie. Il direttore delle vendite si chiama Stefano Sarti. Per il resto no, io non ne sono a conoscenza. Sì, se può magari
magari richiederla e certo. Se ce la può dare alla Commissione in modo segregato ci farebbe una cortesia. Onorevole Mugnai, voleva di nuovo intervenire? Così, per mera curiosità, mi sembrava che avesse detto il Presidente che l'erogazione del mutuo ipotecario sarebbe arrivata entro il 15 settembre? Metà di settembre, sì. Perché in realtà la lettera parla non prima del 15 settembre, che significato un po' diverso, insomma, ecco, da 15 settembre in poi, e poi può essere abbastanza ampio. L'ho letta qui, la posso anche citare, anzi l'ho letta lì. Perché è evidente, entro il 15 settembre potrebbero arrivare domani, mentre nella lettera si specifica in maniera chiara. Eccolo qua, 820.000 euro, riteniamo l'erogazione suddetta potrà intervenire non prima del 15 settembre, quindi cambia un po' il senso, poi in linea teoria potrebbe arrivare il 16, non cambia molto, però in linea teorica può essere una differenza temporale non indifferente, quindi a maggior ragione eppure è importante cercare di accelerare il ritorno in pieno possesso, in piena disponibilità degli immobili, perché immagino nella valutazione per la banca sia una variabile assolutamente importante e determinante. Certo. Altri interventi? Allora, faccio io delle domande. Allora, sei in grado di fornire i documenti istitutivi della Fondazione con indicazione dei componenti di tutti gli organismi interni? Quindi Fondazione? No. Poi, se i documenti della Fondazione del Forteto sono custoditi presso la sede legale o amministrativa della cooperativa? Non lo so, non ne sono a conoscenza. E se possiamo sapere le banche presso cui la cooperativa ha rapporti aperti, avviati? Sì, Monte dei Paschi, Biper, sicuramente. E anche queste due di sicuro e anche BCC, Banca Credito Operativo. Altri interventi? Sì, io comunque faremo anche una richiesta, quindi di conoscere l'elenco dei soci, distinguendoli fondatori, finanziatori, ordinari e se sono detentori di azioni di partecipazione cooperativa. Poi l'altra questione che aveva detto un altro punto, comunque per eventuali ulteriori informazioni, se possiamo acquisire anche il bilancio. 2020. Fino a 2019-2020, giugno 2020. Sì. Sì. Quello c'è già. Ok. Quindi altre domande possiamo chiudere. La ringrazio.